Guarda che bella che è. Finalmente l'ho fatta. È una ricetta che non avevo ancora messo a punto. Ce l'avevo qui, non riuscivo a trovare la soluzione ideale per quanto riguarda la sostituzione dell'uovo. Quindi oggi ti faccio vedere come sostituire l'uovo per la carbonara vegana per renderla veramente super interessante. Intanto assaggiamo la carbonara vegana. Mamma mia che bomba che ho. Che spettacolo! Ho finito di mangiare circa un'ora fa, ma è qui, calda, invitante, super succosa, bella porcellosa, cioè non riesco a resistere. Io lo so che cosa stai pensando tu, ma voi vegani, ma perché dovete fare la carbonara vegana? Lo sai perché? Lo sai perché? Lo sai perché? Perché ci piace magnà ci piace. Ciao, io sono Chef Davide Maffioli e oggi scopriamo insieme come fare una carbonara vegana professionale. Mettiamola così. Perché il mio obiettivo quando creo un piatto tendenzialmente è che sia uno riproducibile e due che a livello ristorativo si riesca a fare e che so che il cliente goda come un riccio quando va a mangiare questo piatto. Quindi la sfida di oggi fondamentalmente è ricreare uno dei caposaldi della cucina italiana, in particolare la cucina romana. Quindi abbiamo già rifatto la gnocca e pepe, quindi mi mancava solamente la carbonara vegana. Ho provato anche diversi tipi di pancetta fake in commercio, ma nulla mi ha mai realmente convinto dal dire ok, mettiamoci sta pancetta fake. Alla fine della fiera, un bel pezzettino di seitan, bello morbido, marinato, secondo me già così si ottiene veramente un risultato superlativo. Ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutti i video, le ricette o qualsiasi altra cosa esca su questo canale. Ok? Ci conto? Per creare la crema perfetta abbiamo bisogno di due cose, ossia il silken tofu. E il silken tofu è super interessante perché uno non sa di tofu e due riesce a regalare quella giusta cremosità all'interno del piatto che è proprio perfetta per fare la carbonara vegana. Cioè non c'è un altro ingrediente secondo me oggi più interessante del silken tofu. E il secondo ingrediente super interessante è il mio parmigiano vegano. Puoi anche usare il Vrana Padano se preferisci, però secondo me questa versione di parmigiano reggiano è sicuramente interessante, soprattutto perché quando vado ad aggiungere questo ingrediente all'interno della mia crema crea quella giusta consistenza, quella sapidità perfetta, insomma secondo me così viene fuori una bomba atomica. Ma detto questo, andiamo a vedere la ricetta. Qui ho già dentro latte di soia, tofu vellutato, zafferano, sale e lievito alimentare in scaglie. Vado a frullare. Perfetto. La nostra crema base è pronta. Qui ho delle striscioline di seitan che ho già messo a marinare da circa un quarto d'ora. Aggiungo un pochino di farina, così vado a pescare tutta la marinatura. Eccolo qua. Perfetto, e adesso vado a rosolare. Scaldo la mia padella, gocce d'olio, pezzettino di margarina, aggiungo il seitan, tengo una fiamma medio alta, faccio rosolare bene in modo che tutto si dori perfettamente. Mi raccomando, per il seitan utilizza un seitan buono, deve essere morbido. Quelli tondi che trovate al supermercato così fanno schifo, cioè proprio schifo, ok? Io non dico mai schifo, ma quelli fanno schifo, perché sono duri come le suole di ciabatta che gliele tieni in testa a qualcuno e si fa pure male. Adesso vado ad aggiungere il mio mix di salsa di soia e zucchero. Devo ottenere questo bel effetto lucente. Adesso che ci sono, spengo. Inizio a avanzare il mio composto. Oh, che bello che è. Quando mancano 2 minuti alla fine della cottura della pasta, accendo. Mi raccomando, questo passaggio è importantissimo. Così come nella versione originale con le uova, anche qui bisogna stare particolarmente attenti a far cuocere delicatamente il nostro tofu, cioè dobbiamo proprio entrare in armonia, ok? Dobbiamo farlo cuocere proprio... Dobbiamo farlo cuocere con una potenza
Questa è una cosa molto importante, perché praticamente questa cottura ci consente di avere e di lasciare quella cremosità necessaria senza i grumi, perché il rischio poi di cuocere invece con una fiamma più forte del nostro tofu che poi crea i grumi all'interno e quindi si ha l'effetto stracciatella come quello della carbonara quando l'uovo viene aggiunto con una temperatura eccessiva. Qui praticamente adesso non devo far attaccare il composto sul fondo, vediamo che inizia proprio a creare una struttura, vedi come si gonfia, ma non ho l'effetto stracciatella, ok? Questo perché sto utilizzando la fiamma bassa, mi raccomando, fiamma bassa super importante. Ora aggiungo i miei spaghetti, alzo un pochino la potenza, faccio asciugare un pochino di più, vediamo che iniziamo a vedere una super cremosità all'interno, fantastico. Vado a mettere un cucchiaino del parmigiano di mandorle che faccio, vado a mischiare, questo aiuterà a creare un'ulteriore densità e migliorerà la struttura. Guarda che bello, guarda com'è adesso, impressionante. Aggiungo un pochino di seitan, così lo trovo anche all'interno. Se vedo che è troppo denso aggiungo un goccino di acqua. Fargli ritrovare la cremosità. Perfetto, vado a impiattare. Eccolo qua. Un pochino di seitan. Il parmigiano fake. E adesso pepe. Guarda che bomba. Guarda che bella che è. Super cremosa, super gustosa, super invitante. Comunque una cosa importantissima, perché nessuno lo conta mai, ma la qualità della pasta che ci mettiamo all'interno dei nostri spaghetti, cioè, praticamente è fondamentale, perché poi fanno tutti gli spremi, no perché la carbonara vegana non si può fare, poi comprano gli spaghetti a 30 centesimi al chilo, cioè ma di cosa stiamo parlando? Dai, eh? Bene, la nostra carbonara è pronta! Mi raccomando, provala e fammi sapere se ti ha fatto godere di brutto. Ma la sfida più importante, secondo me, fra tutte, è quella di farla assaggiare a qualche tuo amico onnivoro. Però non diglielo che era carbonara vegana, gliela fai provare e vedi cosa ti dice. Ok? Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Io vorrei lanciare una sfida ai miei colleghi onnivori chef che hanno un ristorante o lavorano in un ristorante. Provate a mettere in carta questa pasta qua, provate a fare una carbonara vegana, metterla lì e vedere uno quanto ne vendete e due se piace. Io ti do per certo che questa ricetta spacca.